Allora, liste. Liste, fondamentalmente, iniziamo finalmente, ho tolto la mano con il l'accetto a fianco al titolo, perché questo forse è una cosa che non avete visto del tutto. Allora, le liste si possono essere viste come un miglioramento degli array, fondamentalmente. Allora, partiamo in modo pratico. Allora, immaginiamo di voler memorizzare un grosso insieme di parole senza avere i duplicati, senza mettere i duplicati. Allora, quindi possiamo costruire la nostra classe WordSet e unicamente possiamo pensare di dotarla di tre metodi. Add, delete, dump. Add serve per aggiungere una nuova parola alla mia classe di una nuova parola al mio insieme di parole. Boolean restituisce true o false perché io richiedo che le parole non possano essere duplicate. Quindi posso dire che la mia funzione add restituisce true se la parola non esisteva e restituisce false invece se la parola esisteva già e non la aggiunge. Delete, vi lascio indovinare che cosa fa una funzione chiamata delete, e dump stampa tutte le parole che sono all'interno del che sono in quel momento all'interno del mio insieme, fondamentalmente per debug. Estremamente semplice. Allora, possiamo iniziare scrivendo un main. Allora, il main è veramente scritto con i piedi, ma l'obiettivo del main non è fare qualcosa di utile in questo caso. L'obiettivo del main è quello che chi fa ingegneria del software chiama un driver. Io voglio chiamare le funzioni della mia classe in modo da controllare che il tutto funzioni correttamente. Quindi quando io costruisco la mia classe, mi costruisco attorno una funzioncina, un qualcosina che mi permette di testare che quello che sto scrivendo funzioni. Nessuna pretesa. Poi questo, quando il programma effettivamente funzionerà, io userò la mia classe, vabbè, ovviamente non questa che è ridicola, ma quando il mio programma funzionerà io userò la mia classe in un contesto completamente diverso e questo main non troverà più nessuno spazio nel mio prodotto. Linguaggi di programmazione più recenti, ad esempio penso al Go di Google, hanno al loro interno un sistema per definire quello che loro chiamano unit testing. Io posso definire una serie di funzioni per testare i moduli e le classi che sto facendo. Ed è possibile, dando alcuni parametri, chiamare queste funzioni come se fossero il main all'interno di un framework costruito apposta per il testing. Quindi l'idea di, quando scrivete qualcosa, scriverci subito qualche riga, una stupidaggine di righe, in modo da poterlo provare, è un'idea utile, diciamo, e vi risparmia molto tempo successivamente. Il main in questo caso è, ripeto, semplicissimo. Mi procuro una tastiera e poi vado avanti finché l'utente non inserisce meno e prendo le parole che l'utente ha inserito e le aggiungo al mio WordSet, alla mia classe che si chiama VS. Se VS restituisce false, stampo un qualche messaggio comprensibile di errore come Yoch. Quando ho finito di inserire tutte le parole, vabbè, chiudo la tastiera, stampo quelle parole che ci sono e rimuovo la parola fu, perché do per scontato che qualunque informatico o ingegnere a cui viene chiesto di inserire un certo numero di stringhe sicuramente inserisce fra queste fu bar, gargle, buzz, eccetera. Quindi fu sicuramente c'è e allora provo a rimuoverla e stampo il risultato. Quindi questo è il main, corto, breve, scritto male, ma non è mio interesse farci nulla con questo main.
Vediamo come posso implementare il mio insieme di parole. Allora, la prima idea che viene in mente, soprattutto a un programmatore C come me, è quella di usare un array di stringhe. Quindi, io ho un array di stringhe in cui memorizzo tutte le parole che l'utente ha inserito. Prima di inserirne una nuova, controllo se quella è stata già inserita oppure no, e se non c'è, la aggiungo. E quando cancello, non è bellissimo, ma se voglio mantenere l'ordine delle parole che sono state inserite, devo prendere tutte le parole e copiarle indietro, shiftarle di una posizione. Se non mi importa niente dell'ordine, posso prendere l'ultima e metterla al posto della parola che ho tolto, ma se voglio mantenere l'ordine, l'unico modo possibile per mantenere l'ordine è quello di mettermi con calma e scalare di una posizione tutte le parole dopo quella che ho cancellato. Vediamo come questo può essere scritto in Java. Quando inizializzo il mio WordSet, ma all'inizio posso dire che non c'è nessuna parola all'interno, quindi numWords sarà uguale a 0, tengo un contatore di quante parole ho inserito fino a quel momento, e poi un vettore, un array, un array, mettiamogli un numero abbastanza grande, definisco quello che può essere un numero grande, 9999, e inizializzo questo vettore di stringhe. Le stringhe sono vuote, tendenzialmente alla fine sarà un vettore di puntatori, quindi non troppo oneroso. E dump? Beh, dump sarà semplicemente un ciclo for in cui stampo tutti gli elementi che sono presenti all'interno del mio vettore, del mio array. Add, come vi ho detto, add innanzitutto scorro il mio array per vedere se l'elemento, se la parola esiste, è già dentro. Se la parola, se la trovo, me lo segno in un flag, la variabile new word diventa falsa, per cui alla fine del ciclo for la variabile new word contiene vero o falso. Vero se la parola non è stata mai trovata, falso se è stata trovata almeno una volta. Questo è l'effetto di un flag. Il flag mi dà la possibilità di verificare che una certa condizione non si verifichi mai o si verifichi uno o più volte all'interno di un ciclo for. Distingue i due casi, 0, 1 o più. Per come sto costruendo, direi che 1 o più è 1, perché il più vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Quindi se la nuova parola se la parola è nuova, allora la posso inserire, quindi la inserisco nel mio array, aggiungo 1 al numero di parole attualmente presenti e finisco. Se no, non faccio nulla e alla fine non faccio altro che restituire il valore del flag. Dubbi, domande o possibili errori che ho fatto, vi prego di segnalarli, di interrompermi, alzare la mano, non fatevi scrupoli. La cosa, questo non è particolarmente elegante, ma direi che questo non vi dà nessuna difficoltà, è assolutamente banale per voi, mi confermate questo? Chi trova banale queste righe di codice alzi la mano. Chi le trova difficili alzi la mano. Quindi la stragrande maggioranza è fra il banale e il difficile. Abbiamo saltato gli estremi. Chi le trova normali? Non so, non risponde quanti. Allora, quello che è veramente terribile è la remove. La remove, perché quando io devo cancellare un elemento, innanzitutto lo cerco. Per cui io con un ciclo while vado avanti finché non lo trovo. E il ciclo while semplicemente mi scorre il mio array di parole fin quando non trovo una parola uguale. E una volta trovata la parola,
faccio ancora un passetto avanti e tutte le parole dopo le tiro indietro, le tiro indietro di una posizione. A quel punto diminuisco di 1 sul numero di parole. Ci sono due cose che devo farvi notare qui, una perché anche alla prima esercitazione. Le stringhe si confrontano con la string equals. Non è giusto, non è corretto fare un uguale uguale con le stringhe. Adesso dovrebbe essere assolutamente noto a tutti voi, però ho visto comunque persone sbagliare alla prima esercitazione. E l'altra cosa veramente terribile è quest'altro pezzetto qui, perché vuol dire che se io cancello la prima parola di 4 milioni di parole, poi comunque devo farmi 4 milioni di passi tirando indietro tutte le varie, le varie parole e copiandole indietro di una posizione. Quindi qualunque sia, comunque sia, in questa procedura di cancella, immaginatevi di essere, che ci sia un omino che deve fare il lavoro, comunque sia questo omino parte dal primo elemento e arriva all'ultimo. Comunque, perché fa un pezzo del percorso cercando e una volta che ha trovato fa il resto del percorso copiando gli elementi uno indietro. Quindi comunque sia c'è un omino che si deve fare tutto il percorso dal primo elemento all'ultimo. E questo è tendenzialmente brutto. Dimmi. Si pianta, perché arrivato a un certo punto supera il limite del vettore, e ha un errore di memoria e il tutto smette di funzionare. Ok, allora, questo è un'altra cosa che si può, su cui vale la pena di riflettere. Allora, quando dovete costruire delle classi, pensate sempre se vale la pena di fare delle classi, diciamo, a prova di idiota o delle classi più veloci. Allora, se io ho delle funzioni veloci, io ipotizzo che la persona, il chiamante, non faccia errori. Ad esempio, se mi chiede di cancellare un elemento, questo elemento c'è. E quindi posso scrivere una funzione cancella che è un po' più veloce. Se no, posso pensare di scrivere una funzione cancella che controlla anche effettivamente che l'abbia trovato, che io l'abbia trovato. Controllare lì che io l'abbia trovato vuol dire che quel while ha, invece di una condizione, ne ha due. Piccolezze, che cosa vuol dire due condizioni? In realtà basterebbe aggiungere un'altra condizione, perché poi il secondo while comunque è sul numero di parole e quindi se il primo arriva alla fine, il secondo viene comunque saltato. Devo controllare di non diminuire più il numero di parole meno uno se non l'ho trovata, però il secondo ciclo for non è pericoloso. Basta che io aggiunga una condizione nel primo while e poi nel non faccia meno meno num worse fondamentalmente. Quindi che cos'è mai aggiungere una condizione? Dipende dal tipo di programmi, dal tipo di ambiente in cui stai lavorando. Allora un mini milionesimo di secondo su un'operazione che devi fare veramente tante volte può essere la differenza. Quindi comunque è un problema che vale la pena di porsi. Tendenzialmente se uno lavora in Java non ha problemi di tempo, quindi quasi sempre, quindi va bene mettere un controllo in più. Grazie per l'osservazione. Allora, visto che questa è una lezione sulle liste, sulle collection, Java Collection Framework, perché non provare a implementare questa stessa cosa utilizzando una lista? Allora, per implementare utilizzando una lista, proviamo a partire ad andare con Java.
Allora, questo dovrebbe essere il main che vi ho fatto vedere. E questo è il worksheet che vi ho fatto vedere. Allora, immaginiamo di voler utilizzare una lista. Allora, se noi volessimo usare una lista, qui che cambiamenti dobbiamo fare? Beh, innanzitutto ci serve la lista. Quindi list. Notate che è viola. Perché è viola? Questo potrebbe aiutarvi, il fatto che ci sia una I dentro il pallino viola potrebbe aiutarvi. Va bene, ma intanto notate il fatto che è viola. Allora, a questo punto qui, beh, non abbiamo questa funzione qui non c'è, e words a questo punto invece sarà una lista di stringhe. Minuscolo. Sarà una lista di stringhe. Allora, l'inizializzazione lasciamola dopo, vediamo un po'. Add, come posso fare per aggiungere una nuova parola alla mia lista di stringhe? Beh, abbiamo detto che dovevo controllare se la parola c'era. Allora, controllare se la parola c'è, basta fare words.contains. Allora, se contiene, se non contiene str, beh, allora la devo aggiungere e poi restituisco vero, altrimenti restituisco falso. Adesso non so che cosa vi hanno insegnato nei corsi prima, ma ci sono diverse persone che sostengono che avere due diversi return dentro la stessa funzione è brutto, però vabbè, dai, è un corso avanzato questo, quindi possiamo ignorare il problema. Rimuovere, togliamo tutto questo e semplicemente remove. Ecco qua. E il dump, di nuovo, devo cambiarlo un pochino. Beh, mi serve un iteratore, quindi tanto vale dichiararlo qui. Quindi definisco un iteratore fra stringhe e lo chiamo i. Dico anche cose uguali. Ecco qua. Allora, guardate
la mia procedura per aggiungere come è diventata, se non altro come codice si è semplificata, la procedura per rimuovere, fantastica, è diventata una sola singola riga, remove, chiama remove, e dump, vabbè, sfrutto il fatto che comunque io sono in grado di recuperare un iterator dalla mia collection. Quindi io dalla mia collection recupero quello che è l'iteratore e poi scorro l'iteratore per stampare i vari elementi che sono in quel momento presenti dentro i miei dati. Allora, WordSet. Beh, potrei dichiarare Words, che a questo punto è new list string. Ma questo non è possibile. Perché? Perché non posso farlo? Qualche idea? Come? La S di stringa è minuscola, questo qualunque cosa io faccia non funzionerebbe, quindi hai ragione. Ok, però grazie per avermi corretto l'errore. Nonostante questo ce n'è uno concettuale, profondo, dietro questo. Dai? Come? Io non posso dichiarare un oggetto list perché list è un'interfaccia. E la I che compare quando io provo a fare l'import mi ricorda che la classe è una classe astratta. Io non posso direttamente fare new di un oggetto di quel tipo, perché non implementa, non ha dentro scritto come vengono implementati i vari metodi. Quella rappresenta soltanto quali sono i metodi di una lista. Quindi è giusto dire che words è un qualcosa di tipo lista, però io quel words, se non specifico che tipo di lista è, non posso crearlo. E allora qui abbiamo visto scusate, parliamo delle liste in generale. Allora, le liste sono probabilmente gli oggetti più usati in assoluto in Java. Da dove venga questa statistica non lo so, però io ho trovato da qualche parte questa frase e l'ho ricopiata sulle slide. Mi sembra credibile, tutto sommato. Come gli array permettono di avere visibilità e controllo sull'ordine degli elementi, esattamente come gli array. Possono contenere duplicati, quindi hanno, diciamo, le caratteristiche positive degli array, e a differenza degli array non hanno problemi di dimensioni. Questo è il grosso vantaggio. Se vi ricordate, nel primo pezzettino di codice che vi ho fatto vedere, io dovevo inventarmi una costante, un grosso numero, 9999, e allocare il vettore con quelle posizioni lì. Invece, quando lo scrivo con una lista, non devo occuparmi di questo. Non devo occuparmi di questo perché, tutto sommato, all'interno, chi ha scritto le liste ha messo dei sistemi automatici per ingrandirsi e rimpicciolirsi alla bisogna. Allora, le interfacce delle liste, fondamentalmente, vabbè, come tutte le collection, io ho la possibilità di aggiungere e rimuovere un elemento. Però, essendo in qualche modo una versione migliorata dei vettori, ho anche questo concetto di posizione. Quindi io posso andare a prendere un elemento a una certa posizione o andare a scrivere un elemento a una certa posizione. Quindi get e set possono anche avere come parametro un indice. Hanno come parametro un indice.
posso aggiungere un elemento a un certo indice e posso rimuovere un elemento a un certo indice. E tutto quello che viene fatto e chi si è occupato di implementare la lista fa sì che queste funzioni alla fine continuino a produrmi una lista ragionevole, quindi un vettore ragionevole, quindi scalando i vari elementi alla bisogna, se inserisco o cancello. Posso cercare un elemento o cercando il valore all'interno del mio array, che è esattamente quello che io ho fatto, quindi mi chiedo se il mio elenco di parole contiene una certa parola, oppure posso chiedermi qual è l'indice, che cosa c'è a un certo specifico indice. La cosa più bella è che, come vi ho detto, la remove diventa in qualche modo così semplice e pulita. Quindi possiamo cambiare i vari metodi che abbiamo messo e abbiamo il problema di dover implementare, di non poter direttamente creare con new un oggetto lista, perché lista è semplicemente un'interfaccia è una classe astratta e noi non possiamo creare un'istanza di una classe astratta direttamente. Quindi dobbiamo decidere una delle due possibili implementazioni che ci sono disponibili e utilizzare una di quelle. Allora, la prima che possiamo guardare è l'array list. Nella array list, quindi per far funzionare il tutto, dobbiamo scrivere che words sarà un new non di una list ma di una array list. E scrivendo così new array list, il tutto funziona perfettamente, perché quando io l'ho dichiarata io ho detto che è una lista e poi quando l'ho creata ho specificato quale tipo di lista, ma il tutto è perfettamente e continua a essere perfettamente coerente. Per cui non devo cambiare la definizione della variabile words. La variabile words è definita come una lista generica. Allora, vediamo un po' come si comporta la nostra lista. Per vedere come si comporta abbiamo ancora bisogno di qualche piccolo passo. Tra l'altro, cosa preferite fare? Una pausa in mezzo oppure finire un po' prima? Chi è per la pausa alzi la mano? Chi è per finire prima? Sono tentato di fare come tutte le democrazie del mondo, che vi faccio votare e poi decido io. In realtà io preferivo finire prima, ma va bene, visto che la maggioranza vuole fare la pausa, vi faccio fare la pausa. Non subito, però, ancora un attimo. Allora, il... La 2 e mezzo, 3 e mezzo. Allora, per poter prendere i tempi, per poter un minimo capire come stanno andando le nostre funzioni, è fondamentale poter misurare il tempo. Allora, misurare il tempo non certo con un orologio per vedere quanto veloce vanno i nostri programmi, ma usare Java per misurare quanto sono efficienti le varie funzioni. Allora, abbiamo la classe currentTimeMillis, che ci dice qual è il tempo passato in millisecondi. Non ci importa realmente sapere se è il tempo passato dall'inizio del programma, dall'anno zero, dalla nascita di Cristo, dal primo gennaio 1970, che è il tempo zero di Unix. Non ci importa sapere da quando. In realtà tutto quello che ci serve fare è prendere due misurazioni del tempo e poi fare la differenza. Quindi qual è l'origine non ci tange minimamente. Ma in realtà la funzione che conviene utilizzare è nanotime. Nanotime è garantita essere il più preciso timer presente sul sistema. Quindi qualunque sia il sistema su cui sto lavorando,
quanto io posso ottenere un tempo preciso, quel tempo preciso lì mi viene restituito dalla funzione nanotime, in nanosecondi, quindi miliardesimi di secondo. Sistemi non molto raffinati probabilmente lo daranno in millisecondi, quindi andranno di mille in mille, di milione in milione. Però nanotime mi rappresenta il tempo, il timer più preciso disponibile sul sistema. Allora, proviamo. Innanzitutto, qui mi serve prendiamo l'array list e qui creiamo, ovviamente non funziona ancora, c'erano due errori di sintassi, scusate, sono mancavano anche le parentesi, anche per quello non avrebbe mai potuto funzionare. Comunque, proviamo a lanciarlo. Ok, allora vedete foo bar buts, che sono quelli che io ho scritto la prima volta, poi cancello l'elemento foo e a questo punto stampo bar buts. Allora pensiamo di voler prendere il tempo. Allora, volendo prendere il tempo, andiamo nel main. Allora, tempo è uguale a system.nanotime. Rimuoviamo foo, t0 è uguale a system nanotime meno t0. T0 diviso 10 alla 9. Ultimamente passo il mio tempo a lavorare su due programmi, su due linguaggi che non hanno il punto e virgola alla fine della riga. Allora, vediamo, lanciamolo. Allora, A, B, FU, C, D, A, B, FU, C, D, A, B, C, D, ed è passato 0,0039 secondi. Allora, questo è sicuramente un tempo che non ha alcun senso, perché quando io faccio le prove con un elemento, due elementi, 10 elementi, i tempi che tiro fuori non hanno nessun senso. Quindi se il mio problema è quello di controllare effettivamente qual è le performance del mio algoritmo, è il caso che lavori con un numero di elementi decisamente maggiore.
E questo è quello che proveremo a fare subito dopo la pausa. Ma mi conferma, dunque, noi abbiamo iniziato alle 2:30, quindi 3:30, 5, e dobbiamo finire alle 5:30. Quindi possiamo fare la pausa adesso, sì, più o meno. Va bene, pausa.